Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qui, tornato su Painter's Guild a grande richiesta perché siete tutti curiosi di sapere che fine farà del migliore, per cui adesso direi di tornare a Roma e Azzo da fortuna. Beh, direi che con una premessa del genere superiamo anche le gesta del migliore, per cui direi di cominciare con un uomo di 29 anni, perché oltre a quello non si può andare, barbuto con e anche roscio, e direi di partire con questa nuova avventura che non pensavo avreste chiesto, ma adesso direi che possiamo anche provare a fare, sperando che questa volta la nostra epopea artistica ci porti verso qualcosa di nuovo. Allora io direi che adesso, visto che è già stanco, neanche abbiamo iniziato a giocare, lui è già distrutto, possiamo iniziare. Allora, qua con molta calma, poi adesso seguirò attentamente i vostri consigli nel caso in cui dovessi riuscire ad assumere un secondo pittore. Adesso passiamo dal letto alla tela, dalla tela al letto. Anzi, intanto mixiamo un po', perché prima abbiamo vissuto momenti di estremo dramma. Vai sulla tela del migliore Azzo. Adesso il nostro Azzo, vediamo fin dove ci porterà. Allora, paghiamo subito le tasse, se no è un casino. Ok, dormi. Allora, questa se me lo fai cliccare. Ok, ha dormito abbastanza. Dobbiamo finire questo quadro e mixare i nuovi colori, perché altrimenti è un dramma totale. Ok, adesso direi di abbassare un attimino la velocità. E ci serve assolutamente un nuovo pittore che ci possa dare una mano. Andiamo nel distretto. Dunque, questo è stupido, per cui magari no. Questo è iperattivo ed eclettico. Questo è brillante e disegna con le dita. Direi che questo qua, Barnaba Ventura. Mio caro Barnaba, è il momento di entrare in azione. Facci vedere subito. Ma io quasi quasi... No, non posso prendere un altro. È vero, la gilda è troppo piccola. È troppo dannatamente piccola. Allora, qua abbiamo mixato. Dagli una mano tu. Niente, non possono fare... Vabbè, l'importante è che la cosa stia funzionando. Allora, qua... Vai, che è stato mixato abbastanza. Ok. Sandro Botticelli è disponibile per essere assunto. Già lo sapevamo, ma il buon Botticelli costa una fracca, per cui direi che non si può fare. Qui ci stanno il grande scultore Donatello, è morto all'età di 80. Vabbè, e quindi mi dispiace per lui, ma... Vabbè, qua potete anche disegnarlo insieme. Disegnarlo, poi pitturarlo. Farci qualcosa insieme, ecco. Diminuiamo la velocità, facciamolo dormire. Lui vuole un quadro, tu stai abbastanza fresco. Io direi che per il momento non mandiamo nessuno, perché la situazione qua se no ci sfugge di mano come nel precedente episodio, e vorrei sinceramente evitare una situazione simile. Ci sono anche le... Scusate, questo è una cosa che mi interessa approfondire. Allora, qui ovviamente non me lo fa approfondire quando sta in pausa. Lo stile del momento è lo sfumato. Bene, quindi ci serve uno che sappia fare lo sfumato, e ovviamente non lo abbiamo. Allora, questo è un quadro che possono fare in due. Anche se... Ecco, facciamo dormire il buon Azzo. Azzo e Barnaba. Azzo da fortuna c'ha già 31 anni e mi sa che presto farà una finaccia, perché a quei tempi campavano veramente poco. Io direi che il buon Barnaba qua è un gran bel pittore. Oh, beh, questa volta ragazzi, nonostante non abbia avuto veramente il minimo tempo per continuare a giocarci dopo che vi avevo fatto il primo video, devo dire che questa volta ci sto capendo un pochino di più. O meglio, le cose stanno andando un po' meglio rispetto all'ultima volta. Adesso mettiamo a mixare, quantomeno perché abbiamo iniziato a capire un attimino come funziona un po' il tutto. Per cui adesso, allora, questo vuole un quadro con lo sfumato, che noi non sappiamo fare, però, perché non abbiamo pittori che siano esperti di sfumato. Però speriamo che basti. A noi ci serve assolutamente un terzo pittore che possa
mixare intanto che gli altri dipingono, perché altrimenti non se ne esce. Vai, mixa. E no, anzi, fate il contrario. Tu mixi, lui dorme. Allora, questo ha difficoltà piuttosto bassa. Se magari ti sbrighi, Barnaba. Sor Barnaba. Ok, pronti. Vai, Azzo. Vai, Azzo. Che stiamo dominando il quadro. Ok, è andata alla grande. Adesso facciamo dormire Azzo. Facciamo mixare Barnaba. Allora, congratulazioni. Vabbè, qua ci hanno chiamato per una cosa. Se io mandassi Azzo, successo 100%. E mandiamo Azzo. Dai, Azzo. È tutto sulle tue spalle, Barnaba. Non puoi fallire. La gilda del falco conta su di te. Oh, è tornato il buon Azzo, è tornato. Ci hanno dato 33 fiorini, che è praticamente due spicci, due, però meglio di niente. Allora, tu stai carico a pallettoni, tu dormi. Bene, paghiamo. Allora, aspettiamo un attimo. Si è messo in pausa, sì. Allora, qua noi potremmo comprare qualcosina, anche se non è che mi entusiasma granché l'idea di spendere soldi qua, quando potremmo magari comprare qualcosa per la nostra... Espandere la gilda per 500 fiorini, no. No! Per lo meno abbiamo capito come si espande la gilda, per cui è una cosa che adesso appena arriviamo magari a 520 fiorini... No, anche 600 potremmo fare, a 600 fiorini... Si può buttare qualcosa nell'espansione, così ci prendiamo un altro pittore. Anzi no, considerando che il pittore ci costerà perlomeno 100 fiorini da assumere, direi che per il momento non è il caso. Allora, questo è un altro. Vai, vai, Azzo. C'ho la squadra perfetta. Uno mixa, l'altro dipinge. Ogni tanto si dorme, ma non si mangia e non si fa nient'altro, per cui... Sta andando alla grande, devo dire. Vai. Dormi un po', che se no non se ne esce. Ok, datevi il cambio. Lui dorme, tu mixi. Allora, il mago dello sfumato è lui. No, lui non è. Lui è il mago del chiaroscuro. Ovviamente abbiamo uno bravo nel chiaroscuro e non c'è nessuno che il chiaroscuro ce lo chieda, perché mi pare giusto, no? Vabbè. Adesso il buon Azzo sta andando a ruota col mixing. Vai Azzo, sbrigati. Sbrigati, 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 che prima di... Mixa, tu mixa. Piero di Cosimo de' Medici, regnante di Firenze, di Firenze e insomma patrone degli arti... Degli arti, niente ragazzi, oggi sto fuori dalla grazia di Dio. Delle arti, è morto. I suoi figli Lorenzo e Giuliano adesso si occupano di Firenze. Allora, dai, finisci sto quadro. Io sto straparlando, quando cerco di tradurre al volo. Adesso mandiamo il buonazzo. Niente, li mandiamo entrambi. No vabbè, però per 28 fini ragazzi, 49 giorni, ma per carità di Dio. Abbiamo 596 fiorini? No, perché abbiamo 30 fiorini di spese. Allora, tu mixa. Urgente questo. Ah, mettetevi a lavorare tutte e due. Veloci. Veloci. Perfetto. Tu dormi, tu mixi. No, al contrario, perché è più stanco Azzo. Allora, questo è un altro. Poi sono curioso veramente di vedere fin dove si può arrivare. Se magari pagassero qualcosa in più e io riuscissi a farmi qualche lira extra per assumere un altro pittore, sarebbe veramente una gran cosa. Ok. Fatelo insieme così vi sbrigate. Anzi, tu dormi un po' che mi pare il momento. 613, direi che si può... allargare. Bello. Beh, adesso abbiamo 113 fiorini, che però non possiamo spendere minimamente fin quando ecco, datevi il cambio. Fin quando non abbiamo qualcosa in più
che ci permetta poi di pagare le spese e un nuovo pittore. Io direi di arrivare a 200 fiorini e poi eventualmente assumere qualcun altro. Però possiamo farlo adesso perché abbiamo... Allora. Abbiamo candidati Salimbene Guidetti con 3T perché è proprio Guidetti. Galganbened Giuochi, che è un muralista piuttosto scontroso però. Fruosino del Magrezza, che non si stanca mai. Guadagna 4 lire e ha 14 anni. E io direi che Fruosino, mio caro Fruosino, siamo in tre. Allora, questo è urgente. Io direi di far fare tutto a Fruosino insieme. Oh, perfetto. Dai ragazzi che sta decollando, la Gilda sta decollando qua. Dai, dai, dai. Ok. Ci hanno pagato 4 lire. Azzo, vai a dormire. Ok, questo è un altro messaggero che ci sta chiedendo un muralista. Io direi che potrebbe essere una buona... No, non è una buona scuola perché... Mamma mia, non abbiamo un... Oh, il buon Azzo non tradisce mai. Allora, Azzo adesso può anche andare. Il buon Azzo. Io direi di far far pitturare il buon Fruosino, che però non ce la farà mai da solo. Facciamo fare lui, eh. Mi sa che deve fare ancora un bel po' di gavetta il buon Fruosino. Allora, il successo, 56. E direi che dai il cambio al buon Barnaba che facciamo riposare. Allora, qua ci chiedono il Papa Paolo II è morto. Sisto IV è stato eletto suo successore. Bene. Ok, stavolta ragazzi stiamo andando alla grandissima. Ok. Io direi tra l'altro che adesso appena raccogliamo un po' di soldi, sarebbe anche ora di prendere un altro letto. Perché qua la situazione... Azzo, vai a dormire. Che qua si sta facendo interessante. Perché stiamo iniziando un po'... Vabbè, un altro letto si può anche prendere. Lo mettiamo qua. Ok. Perfetto, così ci abbiamo... Possono dormire quantomeno in due. Allora, spese mensili ce annuali ce l'abbiamo. Vai ragazzi, che stavolta sta andando alla grande. Con quello che mixa, gli altri due possono tranquillamente lavorare senza sosta. Questo è urgente e ci mettiamo tutti e due a lavorare. Stanno andando alla grande a sto giro, non avrei mai pensato. Ok. Alla grande, facciamo dormire Azzo e facciamo dormire pure Barnaba. Ok, sono carichi entrambi a pallettoni, per cui possiamo fare questo qui. Finalmente uno che chiede il chiaroscuro del nostro Barnaba. Grande, vai così. Allora, questo sta chiedendo un altro muralista. E io direi di mandare sempre il buonazzo, tanto c'è Barnaba che è pienamente in grado di fare tutto. Facciamo dormire un attimino il Fruosino. Giusto il tempo di farlo riprendere e poi ricomincia a mixare. Il nostro apprendista. Oh, è tornato il bonazzo da fortuna e lo facciamo dormire un attimino. Devo dire che la situazione... Allora, qua vabbè, si può personalizzare la Gilda, ma già lo sapevamo quello. Dai il cambio al nostro amico e abbiamo un altro quadro. Io metterei qua. Vai, vai, inizia tu. Che adesso ti segue il bonazzo. Fatelo insieme così ci sbrighiamo. Magari ce l'hanno pure un extra. Dai, dai. Ok. A letto entrambi, a letto. Che sennò poi non mi lavorate bene. Spese annuali 40. E stanno aumentando, porca miseria. Allora, questa è roba tua perché ci sono i chiaroscuri. Barnaba, è tutto tuo. Vabbè, fatelo insieme così vi sbrigate. Io però ho paura che se non facciamo fare qualcosa a Fruosino, il buon Fruosino mi perde la possibilità di crescita. Allora, lavora con Azzo, ecco.
Così magari migliori anche tu, il che non sarebbe affatto male. Ok, fatta una dormita, che so, tipo 2 mesi che non dormi. Allora, questo vuole un altro quadro. Vabbè, già è pronto a lavorare, vai. Stanno andando alla grandissima i nostri. Oggi abbiamo un trittico di pittori straordinari. Adesso io direi che Barnaba però una dormitina se la dovrebbe anche fare, perché la vedo male. Ok. Tu vai a mixare al solito. Tu desideri... Oddio. Le decorazioni... Bene, è tosta, ragazzi. Qua tosta vera. Se li mandiamo tutti abbiamo 63%... No, 68% di successo. Se io scambio 65-68. 80% di successo. 70-80. Niente, oltre l'80% non andiamo. Ce la rischiamo? Ce la rischiamo. 160 fiorini. No, abbiamo lasciato appeso questo qui. Dramma totale. È la fine. Non ho considerato che c'era un quadro in lavorazione. Sbrigatevi, vi prego. Vi prego, sbrigatevi. Se tornano pure senza soldi è ufficialmente la fine. Andiamo per stracci tutti quanti. Andiamo tutti per stracci. Ce l'abbiamo fatta? Sì, ci hanno pagato. Fermi tutti che ci hanno pagato. Mettiti a dormire e tu mixa. Questo è urgentissimo. Però è chiaroscuro, quindi se ce la può fare. Questo porta una missiva. Il filosofo Marsilio Ficino ha scritto la sua teologia platonica, riconciliando la filosofia pagana con la cristianità. La Madonna. Qui proprio riferimenti storici a bomba. Ok. Siamo riusciti anche nel miracolo. Paghiamo le spese. Ok. Azzo mi deve dormire assolutamente. Tu mixi e tu dormi. Ci abbiamo proprio 2 secondi per dormire. Urgente, chiaro scuro, roba di Barnaba. Con Azzo, vai. A ruota tutte e due. Il lavoro sta andando alla grande qua, ragazzi. Direi che questa volta ci siamo. Io direi che gli faccio fare un quadro a lui adesso, sperando che sia in grado. Sta leggermente migliorando, o almeno così sembra da quello che prende. Prima prendeva 2 fiorini l'anno, adesso ne prende 7. Quindi vuol dire che un minimo di... No, se questo vuole andare via per ritrovare la sua... Ah, non può migliorare di più come apprendista, cavolo. E facciamolo partire, che vedevo dire. Bravissimo. Bravissimo Frosino. Tra l'altro la vedo veramente brutta in questo momento. Ok. Bene ragazzi, io direi che arrivati a 20 quasi minuti di registrazione, direi che per un gioco come questo è più che sufficiente. Quindi ragazzi, a questo punto la palla passa a voi, frase che ormai ripeto con una certa frequenza. Perché? Perché se volete sapere come andrà a finire la gilda del buon Azzo e come finirà il viaggio all'estero del nostro Barnaba, non dovete far altro che chiedere, e a breve farò arrivare un nuovo episodio. Per cui niente ragazzi, vi ringrazio come sempre di avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima.